Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale, meteo regionale del Friuli, scusate, ma TG Sport di Adio Giro d'Este era uno e sta per radio, scusate, ma sono troppe cose da ricordare. Andiamo a vedere le notizie di sport, che di solito sono di sport regionale, internazionale, nazionale, più anche speciale sport delle Olimpiadi invernali, quindi sarete informati anche su questo. Ma prima di tutto andiamo a vedere delle notizie regionali. Andiamo a vedere l'Udinese, la rabbia di Otto per il gol annullato contro Torino. Ci hanno tolto un vantaggio prezioso. Basket Serie A2, la CSA con troppi alti e bassi deve arrendersi a Ferrara. Udinese Roma, trasferta vietata ai residenti nel Lazio. La decisione del prefetto del capoluogo friulano, ravvisati profili di alto rischio, dicono. Andiamo a vedere altre notizie dal TG Sport con notizie nazionali e internazionali. Andiamo a vedere. C'è il pagellone della 24esima giornata di campionato. Continua la sfida a distanza tra Napoli e Juventus nella vetta della classifica. I bianconeri chiamano con 2-0 in differenze. Gli azzurri rispondono con 4-1 in rimonta sulla Lazio. L'Inter torna alla vittoria dopo 2 mesi e si issa al terzo posto in classifica, seguita dalla Roma che cala il pocherissimo al Benevento. Malissimo Chievo e la Spal. Allora, voto 10 al Napoli che non si ferma più. Poi, noto 9 alla difesa della Juventus. Ben 62 punti in 24 giornate. Voto 8 al Milan di Gattuso e Cutrone. Voto 7 ai Bomber, Belotti e Quagliarella. Poi, voto 6 all'Inter che torna a vincere grazie a Eder e Caramò. Altra notizia, voto 5 agli Sbadigli di Sassuolo Cagliari. Voto 4 al momento della Spal che valuta altri allenatori. Voto 3 al tracollo della Lazio. Voto 2 al Chievo che si iscrive alla lotta per non retrocedere. Poi voto 1 all'intervento di Masina su Lisandro Lopez. Bruttissimo, mamma mia che brutto. Mamma mia che bruttissimo. Infatti, il cartellino rosso, infatti, è stato espulso direttamente. Mamma mia che brutto. Davanti agli allenatori poi. Brutta, 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 brutta. Voto 0 al modo di usare la VAR. In Fiorentina, Juventus e Torino Udinese, sottolineo Torino Udinese, perché mi dispiace, ma hanno fatto errori colossali nella partita di Torino Udinese. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare dalle Olimpiadi invernali speciale. Nella notte ci siamo persi che è arrivata la quarta posto la Carolina Cosne, che dice dobbiamo essere orgogliosi del nostro pattinaggio, può migliorare. Quarto posto anche per la coppia italiana in due e quarto posto anche per il singolo maschile di pattinaggio corto. Andiamo a vedere altre notizie dalla Champions anche, ma ancora altra notizia dalla Pyeongchang, vincita di Wust nel Speed Shartik, Lollobrigida ottima decima. Notizie invece ancora dalle Olimpiadi, Forcade trionfo nella gara a inseguimento. Notizie dalla Serie A: l'Inter sempre malata, ma con Caramò, Eder e Rafinha qualcosa si muove tra le riserve.
Infatti, il punto dei suoi fortunati carri rientra a dubbio Parigi e Miranda KO. Sei nazioni dal tornado irlandese alla maestria di Farrell, come ci ha insegnato, infatti, tante cose. Fed Cup, l'Italia mette le basi per il futuro, il ritorno in A è possibile, ma con o senza Camila Giorgi? Dubai Tour, Lia Viviani, Sony Comblelli e Vincenzo Nibali, il bilancio dell'italiana Tour. Infatti, Lia Viviani dice: sto lavorando per vincere la Milano Sanremo. Serie A, la Roma batte 5-2 in rimonta del Benevento e sorpassa la Lazio al quarto posto. Altre notizie, anche ancora delle Olimpiadi invernali. Adriana Fontana e Martina Valcepina a caccia di un sogno nei 500 metri di short track. Altre notizie? Andiamo a vedere. Federico Pellegrino punta al podio nello sprint, ma Cailebo vuole il riscatto. Nella NBA del basket americano, Cleveland spugna Boston con Super LeBron James. I Raptors allungano. E infatti le Olimpiadi invernali ancora, il vento non dà tregua, gare a rischio di cancellazione perfino. Troppo vento e annullato anche il gigante femminile, pensate un po' voi. Notizie anche andiamo a vedere della Champions League, che sarà comincerà già domani i quarti di ottavi di squadra di finale. Barzagli out col Tottenham per un problema muscolare. Allegri verso il 4-3-3 con Gula Costa e Betancourt. Serie A di basket. Varese inchioda la Brescia in fila la quarta consecutiva. Avellino, Venezia e Milano tengono la vetta. Notizia della Liga Spagnola, il Barcellona ha ancora bloccato contro Getafe, finisce ben 0-0 al Camp Nou. Invece nella Premier League, Riquier condanna il Manchester United al St. James Park e 1-0 per il Newcastle. Pensate un po' voi. Andiamo a vedere altre notizie, soprattutto notizie del weekend trascorso in tutti i campionati di calcio, ma non solo, anche di basket e anche di altri tipi di sport. Andiamo subito a ricordarvi le partite che sono state. Andiamo a vederle. Eccole qua. Di calcio di Serie A c'è stata la Fiorentina che ha perso 2-0 con la Juventus, poi il 2-2 tra Saint-Étienne e Marsiglia nella Ligue 1, campionato francese. Bundesliga, vittoria dell'Lipsia contro Habsburg per 2-0, pareggio tra 0-0 tra Atletico Bilbao e la Spalma nella Liga spagnola. Invece nel calcio di Serie A sabato alle 15 c'è stata la partita tra Spal e Milan, finita su 0-4. Crotone-Atalanta 1-1 e invece Napoli-Lazio 4-1. Nella Premier League, cioè campionato inglese, il Tottenham vince contro l'Arsenal per 1-0. Poi Everton vince 3-1 sul Crystal Palace. Sto City al Brighton 1-1. Wolves City-Crawley 1-0. West Ham-Watford 2-0. Manchester City contro Leicester City 5-1, pensate un po' voi. Partite di Serie B: Ascoli-Empoli 1-2, Avellino-Cesena 1-1, Bari-Frosinone 1-0, Carpi-Cremonese 1-1, Pescara-Salernitana 1-0, Provercelli-Brescia 0-0, Brescia-Venezia, La Spezia-Venezia 1-1, Ternana-Entella 0-1. Partite anche della Lega Pro Gruppo B, la Triestina vince a Renate per 1-3. Invece Pordenone in casa perde contro la Salò per 0-3.
invece partite della Bundesliga del campionato tedesco, sabato Bayer Leverkusen Hertha Berlin 0-2, Borussia Dortmund Hamburgo 2-0, Francoforte Colonia contro Colonia 4-2, Hannover 96 contro Friburgo 2-1, Hoffenheim contro Mainz 4-2, Bayern Monaco contro Schalke 04 2-1. Nella Liga Spagnola, Villarreal perde in casa contro l'Avales per 1-2. Il Malaga perde ed è ultima in classifica perfino contro l'Atletico Madrid per 1-0. Il Gams perde contro l'Eibar 0-1. E il Real Madrid usa il pocherissimo, la cinquina, 5-2 contro il Real Sociedad. Ieri invece alle 12:30 c'è stata la Serie A con Sassuolo pareggio di 0-0 tra Sassuolo e Cagliari. Alle 15 c'è stato invece Chievo Verona contro Genoa 0-1, Inter Bologna 2-1, Sampdoria e la Sverona 2-0, Torino Udinese 2-0. Ti benedire Torino. Scusate, ma ci sta. E invece Roma vince 5-2 contro il Benevento. In rimonta, ricordo. Premier League invece posticipi. Huddersfield vince 4-1 contro Bournemouth, poi Newcastle vince contro Manchester United per 1-0 e Southampton perde contro Liverpool per 2-0. Nella Serie B posticipi Parma Perugia 1-1, Cittadella Novara 1-3. Invece altre partite posticipi della Bundesliga, Stoccarda, Borussia Mönchengladbach 1-0, Werder Bremen contro Wolfsburg 3-1. Nella Liga Spagnola, Siviglia vince contro Girona per 1-0, Barcellona Getafe 0-0, Celta Vigo Espanyol 2-2, Valencia Levante 3-1. Partite di stasera nella Premier League ci sarà il Chelsea di Conte contro West Brom alle ore 21. Serie B invece con Palermo Foggia alle 20:30. Invece la Liga Spagnola la Coruña contro Real Betis. Poi andiamo a vedere le partite domani, ottavi di finale. Ci sarà Basilea contro Manchester City e Juventus contro Tottenham, tutte e due alle ore 20:45. Ci sarà anche altre partite mercoledì, partite anche molto molto interessanti. Poi andiamo a vedere invece le risultati di stanotte di NBA. Il Blazers perdono contro Utah Jazz per 96-115. Houston Rockets vince per 104-97 contro Dallas Mavericks. Minnesota Towers Bulls vincono per 111-106 contro Sacramento Kings, invece Oklahoma City Thunder vince 110-92 contro i Clippers. Andiamo a vedere invece, come dicevo, domani ci sarà già anche gli sedicesimi di Europa League, scusa, eccoli qua. Alle 18 ci sarà la Stella Rossa contro CSKA Mosca. Ecco, mi ero dimenticato di ricordare. Va bene, domani a domani, buon inizio di settimana di tutti gli sport e tutte le notizie di calcio e non solo. E a fra poco, se volete sentire la puntata del minuto 91 post partita Torino-Udinese, ne sentirete delle belle. Bene, grazie a tutti, a domani.